ci troviamo al Dalida di Pozzuoli, un locale molto fashion ed adatto alla serata che stiamo per presentare. È appunto Fashion Air Circus, un nuovo modo di concepire una sfilata, un nuovo modo di vivere il mondo della passerella. Per lei? Diciamo che avvicinandoci al mondo del male stiamo proponendo due coni che rappresentano le corna, diciamo, visto il trucco bellissimo che ha svolto Valentina Testa. Ma dunque una donna che diavolo è anche bella lo stesso? Ma sicuramente, diavolo sarà esternamente ma fuori sarà sempre bella. Come ti senti ad interpretare un diavolo? Beh, con questa pettinatura è difficile non sentirsi diavolo. Io che sono un angelo, figuriamoci. E quindi come pensi di interpretare questo tuo ruolo? Quando sfilerai? Beh, questa è una sorpresa che sicuramente vedrete dopo. Siamo con Stefano Nasti, che è un fotografo ma è principalmente il Fashion Air Circus in Italia. Ciao Stefano. Ciao. Spiegaci un attimo che cos'è questo Fashion Air. Il Fashion Air è un format particolare che viene da Londra ed è un calderone dove si fa del marketing, si fa marketing innovativo, ma soprattutto si cerca di portare avanti tutte le risorse e le capacità innovative. Gente insomma che non riuscirebbe altrimenti a seguire la strada del successo. È un gruppo, è un team dove ognuno porta la sua professionalità e creatività, quindi stilisti, parrucchieri, make-up artist, modelli, tutti insieme a noi fotografi, cerchiamo poi di portare tutta questa fusione nel web e in giro per il mondo per avere insomma comunque contatti e far crescere tutti, ognuno. Siamo con Valentina Milano che da Londra ha fatto partire questa grandissima idea del Fashioners. Ciao Valentina, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Allora, siamo partiti da Londra, stasera siamo a Napoli, ma che cosa si promette di fare ancora? Fashion Air parte a Londra con Oliver Morris e poi Napoli, Italia, e Middle East e poi chissà ancora, forse Germania. Qual è l'obiettivo principale che vi ponete? Cioè rendere alla gente un nuovo modo di vivere la moda? Sì, fashion che non sia glamour. Se avete visto un po' le foto di Oliver Morris, vedete che lo stile è completamente innovativo ed è questa l'idea che vogliamo portare in Italia. Partiamo da Napoli per poi espanderci un po'. Fashioners a Napoli è, in effetti è un prolungamento di quello che poi è avvenuto a Londra. Quindi io lo dico sempre, Londra ha tirato fuori il meglio di quello che è Fashion Airs, trasgressione, moda, trucco, parrucco, tutte queste arti che alla fine sembrano un tantino lontane da quello che è il mondo della moda, invece sono la base essenziale di tutto quello che circonda proprio Fashion Airs. Shut it down.
siamo stati a Londra, lì abbiamo un po' estrapolato quello che è il loro modo di fare immagine, loro ne intendono in maniera più crazy, un po' più pazza, osano più di noi. E abbiamo cercato di unire lo stile e il gusto italiano, la nostra tecnica, visto che siamo dotati anche noi, non solo gli inglesi, di capacità e di estro, quindi l'estro italiano, le capacità italiane abbinate a quello che fa tendenza a Londra e perché no anche a Napoli. Gli uomini indossano le camicie questa sera al Fashion Air, che cosa hai pensato per loro? Per loro ho pensato una camicia classica che possa vestire il professionista, che però dia modo a questi uomini di mostrare la loro personalità. Com'è la tua donna? È una signora giovane e grintosa. Io faccio capi da cerimonia. Ma non solo, faccio il prêt-à-porter, passo dall'agenzieria, maglieria. Che cos'è l'eleganza nel 2009 per Luigi? L'eleganza è essere se stessi, essere coerenti fondamentalmente, perché se si è coerenti nello stile, nell'immagine, si è eleganti, perché si è convinti del proprio stile e del proprio portamento, al di là delle cose che si indossano.